tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo video speciale dedicato alle vostre curiosità su me medesima. Video speciale motivato dal felice raggiungimento di 10.000 iscritti a questo canale addirittura. Io vi ringrazio per il sostegno che mi date, vi ringrazio per il vostro supporto che mi avete manifestato in diversi modi, che mi avete dimostrato nelle occasioni più disparate. Vorrei veramente poter fare di più per dirvi grazie, ma la mia immaginazione non è saputa andare oltre un banalissimo Q&A. Quindi ragazzi, fatte le dovute premesse, io andrei direttamente a rispondere alle vostre domande. Vi ho chiesto su Instagram di chiedermi tutto quello che volevate sapere, avvisandovi che avrei risposto in un video Q&A, che sarebbe questo video qui. Visto che alcuni mi hanno chiesto cosa diamine significhi Q&A, ve lo spiego molto velocemente. Significa question and ask, cioè in inglese domanda e risposta. Quindi appunto voi mi fate una domanda, io vi rispondo, cioè molto, molto intuitivo. Ora, ho valutato diverse opzioni circa l'ordine in cui rispondere alle vostre domande e ho pensato: allora, posso fare così, leggo prima quelle meno interessanti e all'ultimo lascio le più succulente, però mi sono detta no, non è molto carina come cosa da fare, c'è proprio una cosa da youtuber nel senso più dispregiativo del termine, quindi ho detto facciamo al contrario, leggo prima le domande più scomode, quindi quelle più succose, e poi alla fine leggo quelle meno interessanti, però anche questa opzione non mi è piaciuta, perché comunque, cioè, poi non guardo, guardate tutto il video, ma guardate solo la prima parte, io non posso lucrare sulla vostra curiosità, quindi non era contemplabile. Alla fine, ragazzi, ho stabilito che avrei organizzato il questionario in delle macro sezioni, ovvero studio, lavoro, Alaska, preferiti. E infine le domande varie ed eventuali, che per lo più sono delle curiosità sulle mie idee, sul mio pensiero, sulla mia vita privata, vabbè, quant'altro. Partiamo quindi dalla domanda più gettonata, ovvero... un attimo che devo prendere le foto. Quali studi ho fatto? Quindi apriamo il capitolo studi. Allora ragazzi, sono diplomata al liceo scientifico e sono laureata in lettere, in un corso che non è né lettere classiche e né lettere moderne, ma che si chiama musica e spettacolo, lettere, musica e spettacolo. Si tratta, ragazzi, di un corso che nella mia università è stato attivo tipo un anno, cioè l'anno in cui mi sono immatricolata io, essendo esso un corso tendenzialmente inutile all'umanità. A questo punto risponderei alla domanda: parli di letteratura, musica e spettacolo? Cosa si studia? Sicuramente lettere, musica e spettacolo, ragazzi, è un corso interessante, nel senso che è un corso che non annoia, perché comunque si saltella da un argomento all'altro, cioè passi dalla letteratura alla musica allo spettacolo, cioè in pratica questo corso ti prepara un po' nelle letterature medievali, moderne, contemporanee, italiane, latine e altre discipline umanistiche, e inoltre ti infarina sulle arti della musica e dello spettacolo attraverso delle materie tipo storia e critica del cinema e storia della musica, che sono praticamente i due pilastri rispettivamente delle arti dello spettacolo e delle arti della musica. Però ragazzi, qual è il problema? Il problema è che uscendo da questa facoltà, purtroppo, di fatto non sei competente a 360 gradi in nessuna delle tre aree, cioè sei infarinata su tutte e tre, secondo me alla fine della fiera non hai approfondito nessuna di queste tre. È vero che comunque se ti vuoi specializzare dopo qualsiasi triennale ti tocca fare la specialistica, che si chiama così per una ragione, però secondo me, ragazzi, a tutto c'è un limite, cioè stiamo parlando comunque di un'università, e quindi questo vuol dire che con questo corso di fatto ti pigli una laurea in lettere, e ti pigli una laurea in lettere senza, cioè avendo studiato soltanto due letterature su tre, cioè per me è inconcepibile come cosa, cioè io avrei dovuto studiare soltanto letteratura medievale, che era obbligatoria, e poi una letteratura scelta tra lettere moderne e letteratura contemporanea, cioè scusate, letteratura contemporanea e letteratura moderna. Di conseguenza, ragazzi, mi pare un percorso troppo superficiale, cosa che mi permetto di dire perché siccome io sono una persona estremamente disorganizzata, allora io che ho fatto? Ho studiato tutto il programma di letteratura moderna, perché avevo scelto di dare letteratura moderna, però alla fine
Quando ero pronta proprio per dare l'esame, ho deciso di cambiare perché mi spaventava il professore, era particolarmente pretenzioso e quindi ho deciso di cambiare all'ultimo e di dare letteratura contemporanea. Quindi io per puro caso ho studiato tutte e tre le letterature, però ragazzi è stato secondo me il miglior errore di disorganizzazione che potessi fare perché, cioè... Cioè, con quale faccia ti laurei in lettere senza aver studiato Leopardi? Ora, io ragazzi non lo so perché mi sia iscritta a questo corso di laurea. Certo è che a quell'età raramente ero sobria. D'altra parte, ragazzi, non so nemmeno perché io mi sia iscritta al liceo scientifico, visto che comunque l'unica materia, l'unica in cui andavo male alle scuole medie era la matematica. Boh, quindi che c'entrava il liceo scientifico? Non lo so, nessuno lo sa. Infatti poi dal liceo scientifico sono passata a lettere, sono stata l'unica della mia classe perché tutti medicina, economia, ingegneria, io lettere, la pecora nera. Non lo so, che vi devo dire, questa è la mia vita ragazzi, una serie TV totalmente senza trama. E per essere coerente nella mia incoerenza, vi annuncio che sto per fare una follia, cioè mi sto per iscrivere alla magistrale di psicologia sociale, ma di questo eventualmente parleremo in un secondo momento, quando la situazione si farà più dettagliata. Per il momento andiamo avanti. Secondo te è utile scegliere la facoltà di lettere moderne o, come alcuni sostengono, è inutile? Allora, intanto nessuna università, cioè nessuna facoltà è inutile, altrimenti non esisterebbe, però molto dipende dai progetti che si hanno, molto dipende da cosa ciascuno di noi si aspetti dall'università, cioè tu cosa intendi per utile? Fatti questa domanda tanto per cominciare, perché lettere moderne è inutile se ti aspetti di trovare un lavoro da dipendente subito dopo la triennale, perché comunque gli unici sbocchi lavorativi che offre concretamente questa facoltà quali sono? Sono l'insegnamento, un part-time da McDonald's. Se invece dall'università ti aspetti una formazione personale che ti insegni a vivere e a stare al mondo, lettere moderne è un'ottima scelta. Ora, io rifarei un percorso umanistico perché... perché io proprio durante gli studi sentivo che prendevo sempre più coscienza, sempre maggiore coscienza di ciò che fosse giusto e di come stare bene con me stessa nel mondo, che è una capacità secondo me molto sottovalutata, cioè non è poco imparare a conoscersi, a sapere come stare bene, cioè solo perché questa cosa non ti frutta dei soldi non significa che non sia importante per avere una buona qualità di vita. Durante la mia proclamazione la mia relatrice ha detto una cosa che mi sono ripromessa di dire a chiunque avesse insinuato che fosse inutile studiare lettere. Ha detto: l'umanista è colui che crede nel potere che ha la mente umana di indagare se stessa. Ecco perché per me, ragazzi, una facoltà umanistica come lettere o una facoltà umanistica come filosofia è e sarà sempre la scelta più utile all'uomo in quanto uomo. Se poi parliamo dell'uomo in quanto macchina al servizio del capitalismo, lettere moderne è assolutamente inutile. In ogni caso, ragazzi, è bene ricordare che l'intelligenza critica che si matura nella facoltà di lettere moderne non si mangia, non paga le bollette, per cui è quantomeno una buona cosa avere un'idea di che cosa farsene, di queste capacità acquisite una volta ottenuto il pezzo di carta. Però penso che questo valga per un po' per qualsiasi facoltà. Mi chiedete, ragazzi, dei consigli per studiare bene o per studiare meglio. Io vi sconsiglio di pormi questa domanda perché comunque il mio metodo di studi non potrebbe che rovinarvi definitivamente l'esistenza, che avete già rovinato nel momento in cui vi siete iscritti all'università. Perché il mio metodo di studi è il metodo di una persona che soffre di ansia da prestazione e quindi insomma io non mi presento ad un esame se non conosco a memoria tutti i libri riga per riga, il che non è assolutamente un buon metodo di studi, però un consiglio ce l'ho.
Allora, io vi consiglio di provare la tecnica del pomodoro. La tecnica del pomodoro, ragazzi, consiste nello studiare... Mi fa ridere, ma perché l'hanno chiamata così? Consiste nello studiare con un timer a portata di mano e cronometrare 25 minuti di studio, poi 5 minuti di pausa, poi di nuovo 25 minuti di studio, poi di nuovo 5 minuti di pausa e così via. La quarta pausa, ragazzi, va fatta di 25 minuti. Ogni sessione di studio è un pomodoro, non lo so perché proprio un pomodoro, non l'ho potuto mai capire. Quello che però vi so dire è che funziona bene come tecnica di concentrazione, cioè almeno con me funziona molto bene, perché sapendo quando dovrò fare la pausa non mi viene voglia di distrarmi tipo ogni 10 secondi con il cellulare, no? Poi ragazzi, se usate un Mac, esiste proprio un'applicazione che potete scaricare direttamente dall'App Store che si chiama BeFoxed. Un ricordo bello dei tuoi anni al liceo. Quando è finito? Opinioni sul sistema scolastico italiano. Vabbè, qua ci sarebbe proprio da fare un video a parte. Allora, fa acqua da tutte le parti. Il sistema scolastico italiano, ragazzi, secondo me ha un problema. Anzi, ne ha due. Anzi ne ha tre. Il primo è che non si evolve ed è ancorato al trivio e al quadrivio, no? Ovvero le arti che venivano insegnate nel Medioevo. Il trivio era composto da grammatica, retorica e dialettica, mentre il quadrivio era composto da aritmetica, geometria, astronomia e musica. Sono in linea di massima le stesse materie che ad oggi caratterizzano il sistema scolastico primario e in buona parte anche quello secondario. Il problema, ragazzi, è che dal Medioevo ad oggi dicono che la società si sia evoluta. Magari ciò non è visibile sotto diversi punti di vista, però cioè, di fatto sono nate tante nuove aree, tanti nuovi mestieri, tante nuove discipline, si sono rese necessarie delle competenze che nel Medioevo necessarie non erano. Ad esempio, ragazzi, secondo me una disciplina che dovrebbe essere proprio obbligatoria già a partire quantomeno dalle scuole medie è medicina, cioè non vedo perché tutti debbano imparare a suonare la colonna sonora di Titanic con il flauto, ma non a fare delle manovre di primo soccorso o a riconoscere i sintomi di un infarto. Invece, ragazzi, l'educazione sentimentale sarebbe da introdurre, secondo me, obbligatoriamente già dalle scuole elementari, perché del sapere a memoria la nebbia, gli irticolli, piovigino andosale, cioè non te ne fai niente se non maturi una certa sensibilità. Infine, ragazzi, alle superiori l'informatica non dovrebbe essere, secondo me, un'ora di ricreazione quale è attualmente, cioè necessita di molto più spazio all'interno del calendario e dovrebbe includere il corretto utilizzo dei social media, dovrebbe includere il discernimento delle fake news dall'informazione corretta. Insomma, ci si potrebbe veramente sbizzarrire, visto che ad oggi siamo iperconnessi 24H. Pure l'ora di religione, secondo me, andrebbe rivista, cioè secondo me dovrebbe essere non dovrebbe essere facoltativa, tanto per cominciare, e non dovrebbe essere un'ora di religione cattolica, soprattutto, ma un'ora di religione. Punto. Cioè uno studio neutro di tutte le religioni, perché insegnare la religione cattolica significa insegnare ai ragazzi ad essere etnocentrici, cioè a considerare la propria cultura di appartenenza come punto di partenza per giudicare e analizzare il mondo intorno a sé. Tra l'altro, ragazzi, anche l'ora di religione cattolica è un retaggio non troppo antico, perché risale al fascismo, cioè è stato istituito da Mussolini in seguito ai patti lateranensi stretti con la Santa Sede, quindi mi sembra il caso di un po' revisionare ed aggiornare questa cosa. Il secondo problema del sistema scolastico italiano, ragazzi, secondo me, è che è troppo poco allineato con il mondo del lavoro, cioè troppo teorico e poco pratico, il che rende lo studio troppo noioso, perché non è mai di
divertente, perché non offre degli obiettivi. L'unico obiettivo qual è di fatto? Cioè il voto alto, quando secondo me il voto alto non dovrebbe essere l'obiettivo a scuola, cioè studiare tanto per accumulare voti alti forma persone che poi lavorano tanto solo per accumulare tanti soldi, soldi non come mezzo per vivere meglio ma come fine ultimo. Il terzo problema del sistema scolastico italiano è la selezione degli insegnanti, che avviene mediante concorso, e non stiamo qui a sindacare sulla opinabile raccolta punti che avviene mediante supplenze sottopagate, proprio non sindachiamo sulle trasferte, quant'altro, perché insomma altrimenti ci perdiamo di casa, non è questo l'argomento della domanda, non andiamo fuori tema. Che stavo dicendo? La selezione degli insegnanti, ragazzi, avviene mediante concorso, ma cioè, un concorso come fa a giudicare il carisma di un insegnante? Cioè il carisma è necessario per insegnare una materia, secondo me influisce moltissimo sulla formazione degli studenti, oserei dire che influisce quanto, che influisca quanto le competenze dell'insegnante, e di conseguenza influisce sul loro futuro, perché comunque ci sono alunni che magari non scopriranno mai di avere un talento nel disegno, perché boh, non hanno avuto un insegnante di arte, di disegno tecnico, di storia dell'arte, che ha saputo tirargli fuori il genio. A questo proposito, comunque, ragazzi, vi rimando ad un video di Galimberti che secondo me spiega molto bene questo problema, spiega le sue potenziali soluzioni e spiega il tutto molto meglio di me, quindi andate a vederlo, è molto interessante. Noi andiamo avanti. A questo punto, ragazzi, passiamo alla seconda macrosezione di domande, ovvero quella sul lavoro. La domanda più frequente in questo caso è: hai un altro lavoro oltre a YouTube? Allora, io, ragazzi, vi ringrazio per la stima che avete della mia persona, però tra le mie qualità, ahimè, non rientra l'ubiquità. Se dovessi fare un altro lavoro, ragazzi, dovrei rinunciare a YouTube, perché comunque, essendo che sono da sola, cioè che non ho un team al quale relego qualche mansione, dietro un videogiornale di mezz'ora ci sono ben 3 o 4 giorni di lavoro, e per giorni intendo minimo 8 ore al giorno. Perché 4 giorni? Perché uso circa mezza giornata per racimolare informazioni sull'argomento che devo trattare, in caso di argomenti complessi anche di più. Mezza giornata me la prendo per consultare libri, ripassare argomenti, fare ricerche a supporto della mia opinione. Un giorno mi serve per scrivere un canovaccio, una sorta di saggio breve che mi serve per organizzare la cronologia degli eventi di cui vi parlo. Poi cosa c'è? Mezza giornata minimo mi serve per registrare, tra prove audio, prove video, tra montare e smontare le luci, tra la batteria che si scarica perché è una maledetta. E poi un giorno e mezzo, anche di più a seconda di quanto dura il video, mi serve per editare il video. All'interno dell'editing del video ci faccio entrare pure l'editing della miniatura, che sembra una cretinata, però c'è una cosa alla quale non si pensa, però c'è sempre tempo che se ne va. Cosa faccio poi nelle restanti ore della giornata? Momentaneamente, quando posso, ragazzi, preparo il secondo video, perché cerco comunque di pubblicare almeno 2 video a settimana, anche se ultimamente ci riesco ben poco per ovvi motivi, perché essendo che comunque servono 4 giorni all'incirca per preparare un video, ed essendo che una settimana è fatta da 7 giorni e non da 8, quanti me ne servirebbero per fare 2 video, allora giustamente devo cercare di distribuire le ore che mi mancano tipo nell'arco della settimana, quindi direi che fare un altro lavoro sarebbe improponibile a questo punto. Cioè io le vorrei pure le giornate di 90 ore potendo scegliere, però evidentemente Dio non era staccanovista come vuole fare credere, infatti lui ad esempio il settimo giorno si riposò. Quanto
quanto guadagni con YouTube? Ma in realtà, ragazzi, io non l'ho capito. Ovviamente dipende da quanti video pubblico, dipende dai numeri che quei video raggiungono, quindi è tutto molto relativo. Vi posso dire che nel mese di dicembre ho guadagnato circa 315 euro. Per essere proprio trasparenti, e c'è da considerare che comunque metto parecchia pubblicità nei miei video, tantissima. Vi sembrerà sconsiderato accollarsi di guadagnare 300 euro in un mese dopo tutto il travaglio che vi ho raccontato, però in realtà bisogna contestualizzare, perché comunque io vivo in Sicilia, dove gli stipendi sono veramente esageratamente bassi, come basso è anche il costo della vita. Però in linea di massima, ragazzi, qui patiamo la fame, cioè la fame proprio no. Cosa ti piace di più del tuo lavoro e cosa odi? Anche questa mi sembra che sia stata una domanda ricorrente. Allora, quello che mi piace di più è il poterlo fare da casa, da sola, cioè senza avere colleghi intorno, per conto mio, senza essere a contatto con il pubblico. Cioè io sono proprio un lupo solitario e non sono tanti i lavori che ti consentono di startene tutta sola a lavorare, quindi questa è la cosa che mi piace sicuramente di più. Mentre forse diciamo che quello che odio di più è il fatto che molti non riconoscano quello che faccio come un lavoro e pensano che per me sia un hobby, cioè poco più di un hobby, no? Di conseguenza mi ritrovo ad essere vista puntualmente come quella in difetto quando declina un invito, quando non risponde al telefono, quella che non fa niente a parte leggere, a parte stare al computer tutto il giorno, ricevo consigli non richiesti su come e dove portare il mio curriculum per svoltare la mia vita, quindi insomma è un pochettino seccante questa cosa. Quali sono i tuoi strumenti di lavoro su YouTube? Allora, per registrare sto usando una Reflex 600D, la cui qualità è top, proprio incredibile, però ragazzi è un cantarano assurdo. Ora io non lo so come fuori dalla Terronia si traduca il termine cantarano, però non esiste una parola più indicata per intendere un oggetto estremamente ingombrante. Per quanto riguarda l'obiettivo, ho usato per un periodo un 50 mm che sarebbe quello che sfoca tantissimo lo sfondo, però è scomodo come obiettivo perché avvicina troppo il soggetto e di conseguenza per poterlo usare devi avere molto spazio a disposizione, cioè proprio una stanza abnorme, perché devi essere molto distante dall'obiettivo, quindi a un certo punto mi sono arresa ad un umile 18-55, che è quello che sto utilizzando in questo momento. Per l'illuminazione utilizzo due softbox che vi faccio vedere. Ok, questo è il softbox e questo è il secondo. Molto bene. Questa invece è la mia stufa, che si chiama Dalek. Il microfono invece, questo qua, è uno Smart Lav della Rode, che utilizzo con la sua esagerata prolunga. Cioè va bene prolunga, però questo è tipo il filo di Arianna. Infine, ragazzi, per editare utilizzo come computer il MacBook Pro 13 pollici e come software, come programma, utilizzo Filmora, che è molto più semplice da utilizzare rispetto a Premiere, nonostante non gli manchi quasi nulla. Pensi che apriresti mai un profilo su Twitch? Ci ho pensato spesso, sì. Però no. Non lo so, ragazzi, cioè io dovendo scegliere comunque preferisco YouTube a Twitch, quindi se anche decidessi di fare delle dirette comunque penso che le farei qui su YouTube, perché in ogni caso sono abbastanza convinta che Twitch sia un fenomeno momentaneo e che YouTube prima o poi ingloberà tutte le sue funzioni. Vedremo se mi sbaglio. Quando e come hai deciso di intraprendere il tuo format attuale nel canale? Allora, il percorso, ragazzi, è stato il seguente. Io all'inizio facevo dei video un po' a caso, di cane proprio. Non seguivo un tema in particolare, ok? Però a una certa mi sono accorta che quando parlavo di attualità, perché così per caso mi è capitato di parlare di attualità, io proprio mi gasavo tutta, capito? Avevo un sacco di cose da dire. Quindi cosa ho capito?
capito, ho capito che dovevo concentrarmi sull'attualità perché era di questo che mi piaceva parlare. E così, ragazzi, sono nati i videogiornali, che si chiamano videogiornali perché? Perché all'inizio facevo delle stories su Instagram la mattina in cui mi prendevo il caffè e controllavo le notizie. E poi dicevo, non lo so, due paroline in proposito, ma niente di che. E in queste stories, ragazzi, utilizzavo l'hashtag storygiornale, quindi capito, quando mi sono trasferita su YouTube, quando ho trasferito tutta la situazione su YouTube, il tutto è diventato il videogiornale. Un nome che secondo me è abbastanza brutto, perché comunque ricorda i cinegiornali fascisti, ma che comunque è molto intuitivo, quindi va bene, ce lo teniamo. Poi che cosa è successo? È successo che a un certo punto, ragazzi, mi sono accorta che quando cercavo informazioni sulle notizie di attualità che dovevo commentare o sulle polemiche del web che volevo commentare, più volte avevo sentito l'esigenza di trovare un riassuntone della vicenda che stavo studiando, che stavo esaminando, proprio un articolo, una fonte che riassumesse il caso dall'inizio alla fine. Però e quindi, ragazzi, era un casino, era sempre tutto molto difficile da ricostruire perché giustamente i dettagli erano sempre distribuiti in vari articoli, poi cioè lo sapete come ogni testata dice una cosa, ogni giornale aggiunge qualcosa rispetto ad un'altra testata, quindi ho detto vabbè, ho capito, cioè sai che c'è? Aiutati che Dio t'aiuta, e ho iniziato a farli io sti maledetti riassuntoni, e quindi eccoci qua, una storia commozionante. Una storia commozionante. Che caldo. Il perché del cambio del nome del canale. Allora, ragazzi, abbiamo qui Matusalemme, perché si dà il caso che moltissimo tempo fa questo canale si chiamasse in un altro modo, cioè si chiamava Iris in Darkland. Ora, io non credo che sia davvero necessario spiegare perché io abbia cambiato questo nickname, cioè non mi potevo prendere sul serio nemmeno da sola con un nome del genere. Quando ho capito quale piega avrebbe preso il canale, ho preferito impostare un nome meno da ragazza emo anni 2000, nonostante sia esattamente quello che sono e che nel mio cuore sarò per sempre. Parleresti di argomenti clickbait solo per attirare più utenti? Che senso? Cioè, quali sono gli argomenti clickbait? Perché secondo me io tratto argomenti un po' clickbait, però cioè comunque non parlo di nulla di cui non abbia motivo o voglia di parlare, cioè sono troppo stanca per inseguire la fama. Che lavoro volevi fare da bambina? Allora, io da bambina dicevo che volevo fare l'attrice e la regista, quindi diciamo sopravvive chi si adatta. Visto che ti piace la psicologia, hai libri da consigliare? Come ti informi di solito? Allora, consigliare libri di psicologia in generale non è proprio facile, perché comunque la psicologia, cioè, si applica a vari argomenti, c'è più un approccio con cui si analizza un dato argomento, quindi dipende appunto da quale argomento ti interessa approfondire. Se mi chiedete un consiglio su un libro che tratti di psicologia in generale, allora io non posso che consigliarvi questo qui, che è un gioiellino, io gli voglio un sacco di bene. Come funziona la psicologia, edito da Gribaudo? È molto sintetico, è molto superficiale, però ragazzi è completo, cioè secondo me non manca proprio niente. Parla delle varie branche della psicologia, parla dei vari disturbi, cioè li elenca e li spiega uno per uno e ci sono un po' tutti, parla delle terapie, parla anche di come approcciarsi ai problemi, di come comportarsi nella vita quotidiana, parla del... cioè vabbè, inutile ragazzi che cerco di riassumervi cosa contenga questo libro, perché contiene tutto. Invece ragazzi, una lettura secondo me obbligata per chiunque voglia avvicinarsi alla psicologia, secondo me è
Psicopatologia della vita quotidiana di Freud, in cui Freud mostra anche attraverso dei casi clinici i modi in cui l'inconscio si manifesta per l'appunto nella vita quotidiana attraverso cose come il lapsus, che non è un caso se viene definito lapsus freudiano. In linea di massima, ragazzi, leggere Freud secondo me è fondamentale, ma anche studiare Freud come personaggio, studiare i suoi studi, il suo percorso, cioè secondo me è importante per capire la psicologia, perché lui è stato il primo che ha parlato di inconscio, lo sapete, sicuramente è stato il primo a parlare di meccanismi di difesa della mente che sono alla base di gran parte dei problemi psicologici come le dipendenze, come le fobie, è stato praticamente l'inventore della psicanalisi e della psicologia per come la conosciamo oggi. Mentre per argomenti più specifici, ripeto, i consigli di lettura variano a seconda dell'argomento. Io vi consiglierei di dare un'occhiata ai titoli di Robert Cialdini, soprattutto Le armi della persuasione, Oliver Sacks, soprattutto L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, Paolo Crepè, soprattutto tutti. Poi non lo so, se me ne vengono in mente altri, ve lo dico. Per rispondere alla seconda domanda, ovvero qual era la seconda domanda, come ti informi di solito? Allora, se la domanda è riferita agli argomenti di psicologia, allora la risposta era nella domanda, cioè sui libri ovviamente. Se la seconda domanda invece è separata dalla prima e si riferisce alle notizie di cui parlo, allora io in genere mi informo cercando di incrociare le fonti e incrociarne più possibili. E quanto alle testate che privilegio, io in linea di massima considero attendibili il Post, ANSA, Internazionale, TPI, Il Sole 24 Ore, Open Online e Il Fatto Quotidiano, cioè che ha sicuramente i suoi difetti, però a me come testata piace parecchio. Però in ogni caso non mi affido mai ad un'unica testata, ne devo consultare almeno 2 o 3, altrimenti ho il terrore di dire cavolate, perché comunque non ti puoi fidare più di nessuno in questo mondo. Passiamo alle vostre curiosità su Alaska, che non pensavo potesse suscitare tutta questa curiosità. La domanda più frequente, ragazzi, è ovviamente perché Alaska, cioè come abbiamo scelto questo nome così particolare. Uno di voi, ragazzi, ha effettivamente azzeccato la risposta, cioè noi abbiamo chiamato Alaska in questo modo perché era il nome, cioè è il nome della protagonista del libro che Filippo ed io stavamo leggendo quando ci siamo conosciuti, nonché quando ci siamo innamorati, ovvero Cercando Alaska di John Green. Per ulteriori approfondimenti vi rimando qui. Che rapporto hai con il tuo corpo dopo Alaska? Vabbè, comunque Barba Papa mi sono sempre piaciuti. Allora, ragazzi, non mi piace, non mi piace affatto a me questa situazione, però cerco di non pensarci troppo, perché tanto le palestre sono chiuse e io ho fame. Già pensato a come nel futuro affronterai il rapporto tecnologia figlia? No, a dirla tutta, ragazzi, sono molto combattuta, perché da una parte io voglio che Alaska cresca conoscendo la noia, avendo la possibilità di sperimentare i sentimenti negativi senza che questi vengano subito sedati con un dispositivo elettronico, costruendosi le occasioni per divertirsi piuttosto che ricevere costantemente l'appagamento immediato, l'appagamento facile che offrono i media, che offrono i giochini per il cellulare o per il tablet. Però d'altra parte, ragazzi, io temo tantissimo che in questo modo andrei a crescere una persona inadatta alla società di domani, perché la società di domani secondo me sarà fatta da individui prevalentemente multitasking, cioè con un'intelligenza multitasking maturata a suon di smartphone e a suon di videogiochi. Quindi mi piacerebbe trovare un punto di incontro tra queste due cose, però onestamente non so bene da dove cominciare ancora. La vita con la bimba è come ti aspettavi? Allora no, cioè io mi aspettavo molto peggio, ero proprio preparata al peggio, perché ragazzi dovete sapere che per qualche
strana ragione le mamme, quando sei incinta, ti fanno un terrorismo psicologico proprio esagerato. Cioè, io mi sentivo dire continuamente: ah, la tua vita non sarà più la stessa, ah, non avrai più tempo per fare niente, ah, la notte non dormirai mai più, la tua vita girerà intorno a lei, ah, non potrai mai più uscire la sera, leggere, ah, ma quale leggere, dimenticatelo, non avrai più tempo, potrai soltanto pulirle il culo, piangere di nascosto fingendo di volerle bene. Quindi io mi aspettavo che comunque venisse fuori una specie di gremlin, capito? Invece no, comunque tranquilla, dorme, mangia, gioca, ogni tanto fa la cacca, poi dorme di nuovo, cioè praticamente un tamagotchi. Allora, la quarta e ultima macrosezione, no scusate, penultima macrosezione, ragazzi, è quella dei preferiti. La prima domanda è: quali sono le tue serie Netflix preferite? Allora, se parliamo proprio di produzioni Netflix, le mie preferite sono Sex Education, The Politician e basta. Che cantanti ti piacciono e che musica ascolti? Allora ragazzi, il mio cantante preferito è Caparezza, poi in linea di massima diciamo che preferisco come genere il rock anni 70, anni 80. Sul fronte italiano mi piacciono comunque, al di là del singolo cantante, mi piacciono canzoni con testi impegnativi, con testi comunque significativi, tipo appunto tutti quelli di Caparezza, tipo molti testi di Salmo e di Gabbani, mentre a livello musicale mi piacciono molto le voci rauche, quindi mi piace Grignani, mi piace Renga, mi piace Vasco Rossi, e poi basta, cioè poi in linea generale sono facilmente influenzabile da tormentoni stagionali. YouTuber preferito? C'è invece qualche YouTuber che non sopporti? Siete degli adorabili pettegoli, perché questa domanda è stata alquanto ricorrente, nonostante ragazzi nel precedente video Q&A, quello dei 1000 iscritti, io avessi già risposto, però rispondo di nuovo, perché in realtà la risposta, ragazzi, deve essere aggiornata. Infatti i canali che seguo sono per lo più sempre gli stessi da allora, eccetto uno, perché uno, ragazzi, è stato declassato tra i canali proprio over party per me. Intanto, dovendo scegliere un solo YouTuber preferito, così rispondo alla prima domanda, penso che in questo momento sceglierei Barbascura, però ne seguo veramente tanti, quindi probabilmente se ci pensassi un pochettino di più me ne verrebbero in mente altri, non lo so. Per quanto invece riguarda i canali che mi piacciono meno, io nel precedente Q&A avevo espresso una certa antipatia per Rick Dufer, che non lo so sinceramente se devo rinnovare, perché in realtà non ho più visto suoi contenuti, quindi non lo so se si sia fatto un bagno di umiltà nel frattempo. Tuttavia ragazzi, è certo che la sua apparente puzza sotto il naso, cioè quella sensazione di puzza sotto il naso che mi dà, sia abbastanza innocua e sia un problema mio, no? Cioè proprio una cosa a pelle personale. Al contrario però ci sono canali che stanno danneggiando anche altre persone. Si tratta di canali che prima io seguivo assiduamente, no? Che prima seguivo volentieri, ma che mi hanno delusa a questo punto. Quindi usciamo i nomi. Usciamo i nomi, perché tanto il mio pubblico, me ne sono accertata ragazzi, è più piccolo del loro, quindi la mia opinione negativa non li tangerà lontanamente, altrimenti ve lo dico, cioè avrei proprio evitato di rispondere, perché mi sarebbe scocciato andarmi ad invischiare in una situazione del genere. Sto parlando del Cerbero Podcast e di Barbie Xanax. Il Cerbero Podcast, ragazzi, un tempo era una voce fuori dal coro, perché trattava temi di attualità dando opinioni spesso diverse rispetto a quelle della massa, facendo satira senza preoccuparsi troppo del politicamente corretto, però comunque argomentando in maniera sicuramente interessante, e io onestamente apprezzavo molto il loro lavoro, nonostante molte volte mi trovassi in disaccordo con loro. Però ragazzi, è successo qualcosa a un certo punto, perché dal mio punto di vista il Cerbero Podcast a un certo punto ha iniziato a scadere inesorabilmente, cioè mi è sembrato
che gradualmente le loro argomentazioni diminuissero e proporzionalmente aumentassero i sorrisi allusivi, le mezze frasi, i silenzi allusivi, capito? Tutto questo cominciava a mettermi vagamente a disagio, però diciamo che il più delle volte, ragazzi, ci passavo sopra perché ormai mi ero affezionata, quindi li perdonavo, boh, li credevo in buona fede. Però è successo qualcosa, cioè è scattata una molla perché è arrivata la delusione vera e propria ed è arrivata con un atto razzista che hanno fatto a danno di un'altra youtuber, di Aria V, di cui vi ho parlato qui. Da allora sono entrati nella mia blacklist, quindi se proprio devo citare un canale che non sopporto, direi il Cerbero Podcast. Barbie Xanax non è tanto il suo canale quanto la sua persona, perché comunque lei era stata quella che aveva dato origine alla polemica all'epoca e io ho preferito smettere di seguire anche lei, anche se comunque io trovo che sia molto brava nel recensire film e serie TV. La seguivo sporadicamente per questo motivo, però come persona, ragazzi, non è assolutamente il mio tipo, cioè sempre sul piede di guerra. Ultimamente si è presa con Adrian, cioè dai, no. Dunque, ragazzi, all'ultima macro sezione, questa volta vi giuro che è l'ultima, anche se è abbastanza consistente, ed è la categoria in cui ho comodamente riposto le domande che non erano catalogabili in nessun'altra macro sezione, quindi tipo il cassetto delle cianfrusaglie. Comincio dalla domanda che mi è piaciuta di più, uno slogan o una propaganda femminista che non ti va giù. Allora, mi viene in mente quella del Not All Men, cioè il fastidio verso il Not All Men, io lo comprendo, lo provo anche io molte volte, però a livello oggettivo non lo condivido. Intanto parentesi per chiunque non sappia di cosa si stia parlando. Allora, ragazzi, il femminismo in linea generale mal tollera gli uomini che di fronte a una donna che si sta lamentando per esempio di privilegi maschili o si sta lamentando di un qualsiasi problema causato da una discriminazione di genere esordiscono con "ah, ma non tutti gli uomini sono così". L'intolleranza verso questa frase è tale che ne è nato uno slogan perculante, uno slogan che scignotta questa risposta, ovvero appunto "not all men". Questa intolleranza verso il "not all men", ragazzi, è motivata dal fatto che l'uomo, dicendo che amano tutti gli uomini sono così, sposta l'attenzione dal problema importante di cui magari si sta discutendo verso la difesa del proprio genere. Ora, io capisco il fastidio, però molte volte si tratta semplicemente di una reazione da parte di un uomo atta a prendere le distanze da comportamenti molto brutti di cui viene accusato un intero genere. E sebbene la tendenza di alcune femministe nel parlare, la tendenza a generalizzare, ecco, sia quando si parla di uomini, sia dovuta al fatto che il maschilismo sia un problema sistemico, può, secondo me, capitare che un uomo si senta mortificato nel sentirsi incasellato nella stessa categoria che contiene violenti, stupratori, molestatori, prepotenti, Massimo Boldi. Cioè, io lo capisco pure, magari non tutti gli uomini, non sarà una risposta costruttiva quando si sta affrontando una discussione sulle discriminazioni. Però, ragazzi, non mi sembra nemmeno così indegna da mettersi a scimmiottarla. Un'altra propaganda, poi, che spesso, non sempre, ma spesso mi irrita, è quella contro il mansplaining, termine con cui ci si riferisce alla pratica da parte di un uomo di spiegare a una donna qualcosa con arroganza, quando la donna ha più esperienza e più competenze di lui circa l'argomento. Ora, capite bene, ragazzi, che non è facile distinguere quando si tratta di un problema di discriminazione e quando invece l'uomo in questione sia semplicemente un arrogante che tende a fare il tuttologo, proprio indifferentemente dal
al sesso del suo interlocutore. Oppure ci sono occasioni in cui un uomo sta semplicemente esprimendo un'opinione più o meno legittima su un argomento che possibilmente non lo riguarda personalmente, però cioè sta esprimendo un'opinione che non vorrebbe danneggiare nessuno. Sempre più spesso vengono accusati di mansplaining gli uomini che spiegano cosa sia maschilista e cosa no, e quindi perché cosa si debbano sentire discriminate le donne e per cosa invece no. Ora, il problema, ragazzi, è che il termine mansplaining di recente sta subendo una grave inflazione, perché praticamente viene scagliato contro qualsiasi uomo che cerchi di esprimere un'opinione sulla parità dei sessi, tipo per zittirlo, praticamente. Ecco, io questo non lo trovo un atteggiamento costruttivo, lo trovo distruttivo, perché semina discordia tra due generi, no? Inibisce il dialogo, inibisce la partecipazione degli uomini alle battaglie femministe, che è fondamentale per rivoluzionare il sistema dall'interno. Ecco, ragazzi, quindi Not All Men e mansplaining creano, secondo me, più polemiche sterili che polemiche utili, e questo mi dà l'impressione che si stia veramente assottigliando la linea di confine che separa il combattere il patriarcato dal combattere contro i mulini a vento, e questa cosa mi disturba profondamente. That's all, e scusate se mi sono dilungata, però praticamente me l'avete servita sul piatto d'argento. Parteciperesti come concorrente a programmi televisivi trash tipo Ciao Darwin? Non credo, ragazzi, cioè, a meno che, qui lo dico e qui non lo nego, a meno che non mi comprino con cifre esorbitanti che mi stravolgeranno l'esistenza di qui alla vecchiaia, cosa comunque improbabile, non credo, cioè non mi ci vedo proprio. Serie TV belle dalle sfumature femministe, Sex Education, assolutamente, cioè più che sfumature sono proprio violenti colpi di pennello che manco Van Gogh. Festa che odi in assoluto ma fai finta che ti piaccia per conservare le apparenze, ragazzi, il mio compleanno, cioè per citare proprio la suddetta Sex Education, perché celebrare il giorno in cui sono uscita da una vagina contro voi? E aggiungerei, perché celebrare il giorno che mi ricorda che manca un anno in meno alla mia morte? Vai d'accordo con la gente o ti prendono per pesantona visto che ti batti per tematiche sociali? Non lo so, se mi prendono per pesantona, non lo so che vi devo dire, non penso che me lo direbbero direttamente. Io comunque penso di essere esilarante. Sei siciliana? Sì, non penso che il mio accento lasci molto spazio ai dubbi comunque. Come vi siete conosciuti tu e Filippo? È stato amore a prima vista? Allora, ci siamo conosciuti all'università, frequentavamo entrambi la biblioteca di lettere, l'interesse reciproco era abbastanza tangibile ben prima che ci conoscessimo, però ovviamente, ragazzi, c'è l'amore a prima vista, no? Diciamo che è stata una crush a prima vista, se la domanda era questa. E poi è nata l'asca. La più grande figuraccia che hai fatto? Una volta ero dal veterinario e c'era una coppia di signori che aveva il doppio dei miei anni, erano con il loro gatto e stavamo chiacchierando in sala d'aspetto. Cos'è successo? È successo che questi signori mi hanno raccontato che a casa avevano un volpino, al che io volevo rispondere: sono bellissimi i volpini, sembrano dei pompon. Ma praticamente, ragazzi, qualcosa è andato storto, perché il mio cervello si è impallato e ha unito le parole pompon e volpino, e quindi ho iniziato a dire: bello, sono bellissimi i pompon, e continuavo a dire i pompon. Non riuscivo a dire volpino, non lo so che cosa era successo nel mio cervello. Nel frattempo, ragazzi, questa tizia, quella che mi stava ascoltando, aveva tipo una paralisi facciale così. E a un certo punto, cordialmente, lo ha detto lei al posto mio, mi fa: volpini, sono bellissimi i volpini. E io: esatto, quello, sembrano proprio di pom... subito episodi di bullismo? Come hai affrontato la situazione? La cosa più simile a un episodio di bullismo l'ho vissuta fuori dalla scuola, comunque. Praticamente c'è stato un periodo in cui una me molto giovane, nonché molto emo, andava in giro per il centro, andavo in giro con il fidanzatino dell'epoca ogni sabato, no? E c'era un gruppetto di tre ragazzi che non conoscevamo, completamente sconosciuti.
conosciuti, capeggiato da una ragazza molto mascolina. Questo gruppetto praticamente ci seguiva sempre, ci prendeva in giro, ci faceva sentire minacciati, accerchiandoci, spingendoci, insultandoci, cioè proprio simpaticissimi. Praticamente ogni volta, ragazzi, finiva che molto coraggiosamente ci nascondevamo dentro i negozi per sfuggirgli. Comunque una storia d'amore migliore di Twilight. E io, ragazzi, però non reagivo per una ragione, e cioè perché in quel periodo ero molto fragile, perché ero reduce da un trauma. Infatti, ragazzi, proprio di recente ero stata aggredita per strada da un gruppo di ragazze che non conoscevo, senza motivo, all'improvviso, alle spalle, e durante la colluttazione mi avevano buttata per terra facendomi battere la testa in un gradino e lasciandomi quasi senza sensi, ma non abbastanza da non sentire i loro calci sulla pancia e sulle costole. Alla fine ero stata trascinata proprio dentro un negozio, quindi per me i negozi erano tipo la safe zone, no? Ricordo poi che c'erano dei carabinieri che mi facevano delle domande. Io volevo rispondere alle loro domande perché capivo quello che mi stavano chiedendo, però non ci riuscivo, non riuscivo a parlare, proprio tipo la mia bocca non rispondeva ai miei comandi, quindi ero paralizzata e praticamente temevo, ho realmente temuto di essere diventata muta per lo shock. E invece, ragazzi, cioè, come potete constatare da soli, non mi avranno mai. Quindi, dopo quell'episodio, che è successo? È successo che io avevo paura di tutti, cioè avevo proprio paura delle persone, soprattutto degli sconosciuti. Avevo sempre l'impressione che le persone intorno a me volessero aggredirmi o potessero aggredirmi da un momento all'altro. Ci ho messo molto tempo per superare quel trauma. È proprio in quel periodo in cui ero particolarmente fragile, ragazzi, questo branco mi ha sopraffatta. Per fortuna poi mi sono repressa, per fortuna poi mi sono ripresa e diciamo che per convincere me stessa del fatto che non avessi più paura, ho fatto cose di cui oggi mi pento, tipo essere io quella che aggrediva fisicamente chiunque mi sembrasse una persona prepotente e di conseguenza mi faceva sentire minacciata. Per dire quanto pericolose possono essere le conseguenze del bullismo. E per dire anche come alla fine della fiera i bulli colpiscano sempre e soltanto gli individui più fragili. Insomma, una cosa veramente brutta. Comunque, andiamo avanti. Quanto leggi mediamente al giorno? Non ho una routine di lettura precisa, sinceramente. Posso leggere 300 pagine come ne posso leggere zero. Dipende da tanti fattori. Pensi di vaccinarti? Io non vedo l'ora di vaccinarmi, ragazzi, bramo quella siringa tipo come se fossi un eroinomane. Cosa ne pensi del veganismo? Ammiro molto chi fa questa scelta, perché so che non è facile e il sacrificio non è tanto la rinuncia del piacere quanto la dedizione che serve in cucina, che è una cosa che io detesto, perché detesto cucinare. Sono stata vegetariana dai 18 anni fino a quando non sono rimasta incinta e ora sto cercando gradualmente di tornare alle vecchie abitudini di vegetarianesimo, però non ho ancora abbandonato i frutti di mare e le scatolette di tonno, e mi risulta molto difficile farlo proprio per una questione di comodità, perché da quando c'è Alaska, ragazzi, mettermi ai fornelli per più di 10 minuti è diventata un'utopia sia per me che per Filippo. E ahimè, questo mondo, ragazzi, non è fatto a misura di un vegetariano, tantomeno di un vegano. Cioè, ultimamente hanno tolto dal commercio i würstel vegetariani che erano comodissimi, sono diventati introvabili, hanno tolto dalla circolazione il salame vegetariano che vendevano al Lidl, quindi niente, cioè se hai fretta, se hai solo un'ora al giorno per cucinare e mangiare, praticamente puoi digiunare, cioè della serie se non vuoi mangiare i cadaveri, sì il cadavere. Hai mai avuto voglia di baciare un altro ragazzo? Ma ti pare? Cioè, ora io non sarò la persona più furba del mondo, però, cioè, ti pare che eventualmente lo dico in un video su YouTube per lo speciale 10.000 iscritti? Posso rovinarmi la vita in modi meno banali.
Cosa ne pensi della saga Shadowhunters? Vedo ogni volta il libro ed è da 2 mesi che me lo chiedo. Allora, carino è il giusto, nel senso non è una delle mie saghe preferite. Sinceramente non l'ho nemmeno finita, però penso che questo sia dovuto al fatto che, tipo, questo libro è veramente scomodo da leggere, quindi a un certo punto mi sono proprio stancata le braccia, basta. Mi piace, però non mi ha esaltata, ecco. Cosa ne pensi della mafia? Ma cosa volete che ne pensi della mafia? Comunque la risposta credo che sia in questo video qui. È una montagna di merda! Quanti tatuaggi hai? Cosa significano? Grazie per i complimenti. Intanto allora, ne ho 2 ancora. Ne ho uno qui in cui c'è scritto Iris e che risale a quando avevo 17 anni e decisi che da quel momento il mio soprannome sarebbe diventato il mio nome. E infatti ragazzi l'ho fatto in basso a destra perché a senso mio doveva essere tipo una firma. Sotto c'è il segno dei gemelli che però devo rinnovare perché tutti quanti mi chiedono ma come mai Iris seconda? Come Iris seconda? E poi c'è una zampetta, vedo se comunque posso farvelo vedere, c'è una zampetta perché sono un'animalista invasata e lo volevo rendere noto a tutti. Invece qui, dov'è? Non mi ricordo manco dove sono i miei tatuaggi, andiamo bene. Questa è una frase tratta dalla canzone The Climb di Miley Cyrus e ve ne ho parlato, se non sbaglio, in quest'altro Q&A. Senz'altro ragazzi me ne farò altri quando potrò andare dal tatuatore senza l'ansia di portare a casa il Covid. Concludiamo ragazzi con le 2 domande che sono state più ricorrenti per questa categoria, domande per le quali io mi sento molto contrariata. Infatti la prima è: quanti anni c'ho? Io sono del 1994, fate il conto voi perché io ormai l'ho perso e non lo voglio recuperare. L'altra domanda è: come ti chiami realmente? Allora, in pratica ragazzi, nell'ultimo video ho detto per sbaglio che non mi piace il mio vero nome e che non lo avrei proprio voluto dire in pubblico, ed è nato questo complotto in base al quale io avrei un nome tipicamente meridionale, tipo Carmela, qui insinuano. A me fa ridere questa cosa, mi fa ridere al punto che mi appello al quinto emendamento e mi avvalgo la facoltà di non rispondere. Continuate pure a complottare, però vi do un indizio: sappiate che siete fuori strada, cioè il mio nome non è assolutamente un nome meridionale e il motivo per cui non mi piace non è che è brutto. Comunque con un po' di ricerca lo trovate, cioè non è difficile. Ci sono alcune domande ragazzi alle quali forse non ho risposto. Allora voglio rispondere a questa infine che mi stava sfuggendo: qual è un libro fondamentale da leggere secondo te? Se proprio dovessi scegliere un solo libro da fare leggere a tutti quanti nel mondo, io penso che sceglierei 1984. Allora ragazzi, ci sono, vi dicevo, sicuramente delle domande alle quali non ho risposto, mi dovete scusare tantissimo, però ho dovuto fare una minima cernita, altrimenti mi servivano 10.000 batterie, una per ogni iscritto. Vi ringrazio ancora tantissimo per il supporto, veramente ragazzi, io non so come dirvi grazie, vi dico soltanto che sono troppo contenta, che è troppo bella questa community che stiamo costruendo. Spero che vi sia piaciuto il Q&A, fatemi sapere se siete tra gli autori delle domande che ho letto, quindi identificatevi, palesatevi. Detto ciò ragazzi, ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Per oggi è tutto, a voi la linea.